Cari amiche, cari amici, buon H24, questa rubrica va sul sito del Quotidiano di Sicilia, ove voi potete vederlo, oggi venerdì 9 luglio. Vorrei parlare di un argomento che è stato oggetto del forum pubblicato ieri sul Quotidiano di Sicilia, nel quale è intervenuto il titolare dell'agricoltura siciliana, l'onorevole Titti Buffardeci. Un forum ha riportato le fosche tinte e la situazione deficitaria dell'agricoltura siciliana. Ci chiediamo perché i nostri agricoltori si trovino in queste condizioni e ci sono tante risposte. Prendiamo ad esempio gli agricoltori dell'Emilia Romagna. Perché quegli agricoltori stanno bene, guadagnano? E altrettanto possiamo dire gli agricoltori del Veneto, della Lombardia, e perché invece i nostri che hanno prodotti di pregio riconosciuti ed apprezzati dal mercato nazionale ed internazionale debbano trovarsi in queste condizioni così asfittiche e deficitarie? Beh, ci sono alcune regioni, abbiamo detto. La prima è che i nostri agricoltori non tutti adottano dei procedimenti innovativi, per cui i prodotti non sono fatti in un certo modo, quindi non sono appetiti dal mercato e richiesti dal mercato stesso. Bisogna dare al mercato quello che chiede e naturalmente fornendo anche prodotti nuovi che ricalchino però la tradizione. La seconda questione è una deficienza organizzativa. Infatti, i nostri agricoltori non sono riuniti in cooperative non solo per la produzione, cosa che esiste già, ma soprattutto per la commercializzazione. Se gli agricoltori fossero riuniti in cooperative, dovrebbero avere anche la forza organizzativa di vendere i loro prodotti direttamente alla grande distribuzione e di portare i prodotti in genere nei mercati nazionali ed internazionali, direttamente, senza intermediazione. Voi sapete che sui prodotti agricoli gravano tutta una serie di orpelli che allungano la filiera e la rendono estremamente costosa, dai commissionari ai concessionari, ai grossisti, ai dettaglianti, per cui un prodotto che costa all'origine 30 o 40 centesimi, quando arriva al dettaglio costa 1,60 euro, 1,80 euro. Questa è una cosa che non va bene e quindi la mano pubblica, quindi la regione, dovrebbe servire da guida per cercare di correggere queste distorsioni e di indurre gli agricoltori a stare insieme, non solo, ripeto, nella fase della produzione, ma anche in quella della commercializzazione fino ai banchi del consumatore. Per oggi è tutto, vi ringrazio, alla prossima. QDS, Quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.